Sabato su Radio Bruno, Radio Bruno TV, a quattro amiche che sono Simonetta, Greta, Verdiana e Roberta. Benvenute. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Oh, vi vediamo per la prima volta insieme per un progetto importantissimo nel quale Radio Bruno ha creduto fin dall'inizio. L'amore merita, questa canzone che tratta di argomenti fondamentali come la libertà di amare, l'eguaglianza di tutte le persone di fronte a questo sentimento meraviglioso che fa girare il mondo, che vogliamo venga vissuto proprio in libertà. Poi in un momento sociale e culturale molto delicato per l'Italia, alla vigilia della giornata mondiale contro l'omofobia, pochi giorni dall'approvazione delle unioni civili, questo è un tema più che mai attuale, soprattutto per Roberta che è reduce, mi raccontava prima di iniziare la diretta, sì, proprio da una situazione molto bella. Molto bella, ieri sì, sono stata al matrimonio di queste mie due amiche, che saluto, sono Erika e Betty, ed è stato molto emozionante, davvero una bellissima giornata e sono molto felice per loro. Oh, questo progetto è partito da Simonetta, che è l'autrice del pezzo insieme a Luca Sale e Marco Rettani. C'è una storia poi dietro questa canzone. Sì, certo, è nata in un momento molto delicato, bello, dopo la confessione di una cara amica che mi ha raccontato un po' il suo percorso di vita, le incomprensioni alle volte familiari, quelle più difficili da affrontare, e quindi da qui è nata appunto questa canzone. Abbiamo deciso insieme a Luca e a Marco di trascrivere queste emozioni in musica, e ho deciso di condividerla appunto con tre voci grandiose come loro, appunto Greta, Verdiana e Roberta, con le quali appunto ho legato molto, sia al di là della stima artistica che ho, anche una grande stima umana, perché davvero con loro si può lavorare tanto e bene, quindi sono felice di questo, anche perché insieme, unendo le nostre voci, abbiamo portato davvero un grande messaggio, come hai detto tu, fondamentale per questo periodo, soprattutto nel nostro paese. Oh, tra l'altro complimenti, perché il video dell'amore merita ha festeggiato giusto pochi giorni fa un traguardo eccezionale che è stato milioni, esatto, di visualizzazioni. Esatto, sì, grandi, sì, risultati che per noi sono stati davvero belli, emozionanti, è una grande soddisfazione. Siamo felici di aver fatto arrivare il nostro messaggio al cuore della gente, questo era fondamentale. Beh, allora sapete che facciamo? Adesso vediamo il video dell'amore merita. Simonetta, Greta, Verdiana e Roberta su Radio Bruno TV. Ora so di essere quella che avrei voluto essere anni fa. Tu che sei la mia lei, come me, stesso corpo, stessa anima. Non vuole né legge né pretesa, perché chiamarci amanti è una condanna accesa.
non c'è nessuna vergogna in questo amato amore. Sarà un arcobaleno a fare una canzone, perché chi giudica trema e chi ama vince sempre. Nessuno deve soffrire, nessuno merita di odiarsi, perché non si accetta. Il mondo pensa che è diversa. Un solo bacio e si imbarazza, poi condanna una carezza. Di essere con noi a Simonetta, Greta, Verdiana e Roberta, che abbiamo visto nel bellissimo video che, ripetiamo, ha ottenuto grandi traguardi su YouTube. E tra l'altro voi siete arrivate tutte da talent show. Simonetta, Greta e Verdiana hanno partecipato ad Amici, tra le tante altre cose, Roberta a X Factor, e sui social avete un sacco di fan attivissimi che vi stanno sostenendo fin dall'inizio di questo progetto. Una famiglia allargata, praticamente. Beh sì, sì, diciamo che l'unione fa la forza in questo, e ci tengo adesso a ringraziare tutte le nostre fanbase che si sono unite proprio a favore dell'amore merita, e questa unione ha fatto la forza, perché ha regalato a questo brano, e quindi anche a noi, grandissime soddisfazioni. Infatti non riuscivamo a credere di essere i primi su iTunes per quasi 3 settimane, e devo dire che è tutto merito loro, e poi grazie a loro il brano è arrivato anche alle persone che non ci conoscevano, quindi sì. È stato un doppio traguardo per noi, no? Arrivare alla gente che già ci conosceva con una canzone importante, forte, con un messaggio che in questo momento proprio aveva bisogno di esplodere con tutto il periodo che vive il nostro paese. Finalmente abbiamo avuto il passaggio della legge sulle unioni civili, e poi è arrivato anche grazie, insomma, al loro sostegno, a tutte le persone che invece non ci conoscevano e ci hanno conosciuto con questa canzone, quindi siamo tutte molto contente. Allora, l'amore merita sta andando benissimo ed è soltanto l'inizio di una grande avventura che vi vede coinvolte tutte quante, perché per la prossima primavera estate avete un sacco di appuntamenti, un sacco di live anche in giro per l'Italia. Esatto, porteremo l'amore merita in tutte le piazze d'Italia, siamo super cariche, piene di prove per portare questo bellissimo spettacolo, dove sarà un gran varietà, per comunque sia, al di là dell'amore merita, noi comunque abbiamo i nostri percorsi personali a livello artistico, quindi metteremo il nostro personale, della nostra vena artistica in questo spettacolo, quindi sarà diversissimo, un varietà pazzesco, quindi venite assolutamente ai concerti. Tra l'altro, per rimanere sempre aggiornati, social network, ok, ma c'è anche un sito internet che è proprio lamoremerita.it. Assolutamente sì, oltre alla pagina dell'Amore Merita, ma anche le nostre pagine, appunto, siamo attivissime, trovate tutte le informazioni, tutti i live, tutte le date, tutti gli appuntamenti che ci uniscono e ci riguardano. Oh, siete veramente coloratissime, piene di energie positive, vogliamo che continuiate così a portare la luce dell'arcobaleno dell'amore in tutta Italia, perché in questo momento ce n'è veramente bisogno. Ce n'è bisogno. Oh, grazie di essere state con noi, a Simonetta, Greta, Verdiana e Roberta. Grazie a voi. Grazie a voi. Crepi, ciao. Ciao.